Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG MediaWeb, l'informazione settimanale del Comune di Pavia. In studio oggi Susanna Iacono E Alessio Molteni. E apriamo l'edizione odierna parlando della Festa dell'Educazione, la 3 giorni dall'8 al 10 maggio promossa dall'Assessorato all'Istruzione del Comune di Pavia, quale ente capofila del tavolo permanente Prevenzione Dipendenze, presentata ieri in conferenza stampa. Una manifestazione che si potrebbe definire come l'approdo naturale delle iniziative svolte durante l'anno dal tavolo permanente. Un momento di opportunità, quindi, per dare un forte segnale alla cittadinanza, mettendo in campo le forze fresche, con i ragazzi delle scuole impegnati in attività pratiche, incontri e nel grande corteo previsto per l'ultimo giorno, in cammino per l'educazione. Una sorta di passeggiata contro ogni forma di dipendenza in favore della prevenzione, che partirà da Piazza della Vittoria per approdare al Castello Visconteo. Negli approfondimenti al TG, oltre alle parole dell'assessore all'istruzione e politiche giovanili Rodolfo Faldini, di Teresa Antonioli, coordinatrice di Scienza Under 18, e di Fabrizia Cupella del Teatro Fraschini, tutti i dettagli sul programma delle giornate. E questa mattina in sala consiliare a Palazzo Mezzabarba è stata presentata la quarta edizione della Calcio Balilla Marathon Città di Pavia, ovvero il torneo di calcio balilla più grande e partecipato d'Italia, organizzato in cupola Arnaboldi da Elpis Onlus con il patrocinio del Comune di Pavia. La rassegna, che l'anno scorso ha visto ben 512 partecipanti, prenderà il via sabato 18 e terminerà giovedì 23 maggio. Divertimento e svago, certo, ma anche tanta solidarietà. L'evento infatti ha scopo benefico e il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a favore del progetto Elpis Online di Elpis Onlus, uno sportello di ascolto e di supporto per gli adolescenti in difficoltà, sviluppato per mezzo di e all'interno delle nuove piattaforme di comunicazione come Facebook, Twitter, Skype e WhatsApp. Negli approfondimenti al TG, le immagini della conferenza stampa e le parole dei protagonisti a margine della presentazione. E passiamo ora ad una notizia di sport. Con l'arrivo delle belle giornate di temperature più gradevoli, gli atleti potranno scendere in pista per l'undicesima edizione del meeting Graziano della Valle, in programma nel pomeriggio di domenica 5 maggio al Campo CONI di Via Treves. Atleti italiani ed internazionali per la giornata organizzata dall'Atletica 100 Torri e dall'Assessorato allo Sport del Comune di Pavia. 8 le gare previste per la manifestazione di atletica più prestigiosa del panorama cittadino, che apre la stagione dei meeting all'aperto a livello nazionale. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli approfondimenti dal TG con le parole dell'assessore allo sport Antonio Bobbio Pallavicini e di Franco Corona, presidente di Atletica 100 Torri. Che cos'è l'uomo e perché te ne ricordi? Genetica e natura umana nello sguardo di Jérôme Lejeune. Questo è il titolo della mostra che arriva a Pavia dal 6 al 12 maggio, dedicata appunto allo scienziato francese, scopritore della trisomia 21, la causa della sindrome di Down. L'opera, realizzata e presentata per la prima volta al Meeting per l'amicizia tra i popoli 2012 di Rimini, sarà esposta nel capoluogo pavese in due differenti luoghi: dal 6 al 10 maggio nell'androne del Palazzo Botta, presso il Polo di Ingegneria dell'Università, mentre dall'11 al 12 maggio presso il cortile Volta del Palazzo Centrale dell'Università. Negli approfondimenti al TG, le parole dell'assessore Servizi Sociali Sandro Assanelli a margine della presentazione della mostra tenutasi lunedì a Palazzo Saglio. E chiudiamo l'edizione di oggi con l'ultima notizia relativa a Chuck si educa, rassegna cinematografica promossa dall'Assessorato all'Istruzione e Politiche Giovanili e dal Tavolo Permanente, che martedì 7 maggio giunge al termine. Alle ore 21, ultimo appuntamento presso il Teatro Volta di Piazzale Salvo d'Acquisto 1, Rione Scala, con I Love Shopping, commedia americana del 2009 che tratta il tema della compulsione da acquisti. La proiezione sarà gratuita e aperta alla visione di tutti. A fine serata, la psicologa Michela Fogliani animerà il dibattito con il pubblico in merito agli argomenti trattati dal film. Vi ricordiamo infine che potrete trovare le previsioni meteo per i prossimi giorni negli approfondimenti al TG, mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana è possibile consultare il link Pavia come, dove e quando sulla homepage del sito web del Comune di Pavia. Noi come sempre vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento all'edizione di venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci e buon fine settimana.